Buon anno Iulis, il 2019 è cominciato veramente nel migliore dei modi, perché già dal primo venerdì di gennaio possiamo trovare una collaborazione davvero infuocata, perché possiamo trovare nella stessa canzone Fedez, Tedua e Trippie Redd, nella canzone che non si può menzionare perché sennò YouTube ci butta giù a tutti, ma che troverete scritto nel titolo comunque all'interno del video. Insomma, se non dovesse sapere di che canzone stiamo parlando, penso che il video ve la farà capire in maniera piuttosto evidente. Ma che cosa sappiamo veramente di questa canzone? È una canzone sì, sicuramente nuova, ma con dei retroscena anche per certi versi interessanti o comunque curiosi. Quindi ecco, 5 cose che probabilmente non sapete sulla nuova canzone di Tedua, Fedez e non J-Ax, ma Trippie Redd. Ma soprattutto, ultima cosa prima di cominciare il video, se volete la reaction a Paranoia Airlines il giorno stesso in cui esce, ossia venerdì 25, tra 3 settimane, dovete droppare un like proprio gigante, proprio dovete crearvi 25 account per droppare il maggior numero di like possibile. Detto ciò, partiamo pure col video. Aspetto sicuramente fondamentale per quanto riguarda l'ambito della trap italiana e non è il produttore, perché il produttore è tutto. Il produttore è veramente quel nome che può farti ascoltare una canzone anche se non ti piace l'artista, perché sai che la strumentale del produttore potrebbe davvero piacerti. Ma non stiamo parlando di trap, non confondiamo le cose sin dall'inizio, parliamo di chi ha prodotto questa canzone, perché è un nome che magari così dal nulla a molti potrebbe anche non dire niente, perché siamo abituati con Charlie Charles, Luke da Supreme, insomma i giovani che vanno un po' più di tendenza. Quindi trovarsi alla produzione Michele Canova, potreste anche chiedervi: ma che caspita ha prodotto questa canzone? È veramente così bravo? Ebbene, dovete sapere che ha prodotto quasi interamente insieme a Sick Luke l'ultimo album della Dark Polo Gang, e questo non è sintomo o presagio del fatto che sia un produttore della trap, ma anzi che loro si siano elevati di livello, perché questo produttore ha prodotto un sacco di hit del pop italiano, tra cui per esempio Serenere di Tiziano Ferro, che non c'entra assolutamente niente, ma anche Marco Mingoni, Giorgio, Fabri Fibra, cioè veramente è uno dei più grandi produttori, solo che essendo nel pop è uno di quei nomi che rimane un po' più nell'ombra. Altro aspetto fondamentale, che in realtà è più uno spoiler per l'album, e la posizione all'interno della tracklist di questa traccia, perché effettivamente Fedez non ci ha detto niente, non ci ha detto né se ci sarà Prima di ogni cosa, né se ci saranno ulteriori singoli. Insomma, è evidente che c'è tutto un alone di mistero per quanto riguarda quest'album. Ebbene, iTunes rovina tutto, o almeno ci dà veramente un po' di notizie per poter sapere qualcosa su quest'album, perché iTunes ci dice che l'album Paranoia Airlines avrà 16 tracce, di cui la prima sarà Prima di ogni cosa e la quarta sarà questa canzone qua, ossia quella con Tedua e Trippie Redd. Quindi abbiamo la bellezza di 14 inediti. Normalmente si potrebbe pensare che, essendoci tre artisti ed essendoci tre rapper, il testo sia stato scritto da esclusivamente tre persone. Ebbene, non è così, perché il testo è stato scritto a otto mani. No, otto mani in gergo vuol dire quattro persone. Non so perché la gente dica, cioè, associ due mani a una persona, che per carità è giusto, perché due mani ce le abbiamo tutte, però uno scrive con una mano. Insomma, in ogni caso c'è anche la mano di Dante. Dante, che è veramente, oltre ad essere membro storico dei Two Fingers, uno dei migliori giochi di parolieri in Italia. Insomma, uno che veramente di incastri è anche intelligente, di quelli che fanno venire il gioco nella testa. Ce ne ha veramente tantissimi, e secondo me è giusto che sia stato sia innanzitutto chiamato a collaborare, perché lui e Fedez sono veramente, non dico in linea proprio, però comunque a livello di giochi di parole si assomigliano davvero tanto, ma soprattutto perché in realtà Dante è autore di un sacco di hit del rap e del pop italiano, spesso messo in secondo piano, comunque menzionato proprio se proprio bisogna, o addirittura certe volte persino ghostwriter. Quindi insomma, questo pezzo ha, diciamo, una portata di autori e di scrittori un po' più ampia di quella che sono i singoli artisti. Ma passiamo a, diciamo, alla notizia un po' più di fuoco, alla notizia un po' più scottante, perché ovviamente la gente salterà fuori con cose tipo plagio, copia, copyright, robe varie. Ebbene no, perché ok,
all'interno di questa canzone c'è un campionamento di Adam's Song, ossia la canzone di Adam, che non è letteralmente di Adam, ma dei Blink 182, più precisamente è stata pubblicata nel settembre del 2000, quindi sta parlando di ben 18, anzi 19 anni fa, cioè 18 anni e mezzo, insomma, comunque tra i 15 e 20 anni fa, ok? E allora direte, sì, ma perché non è plagio, perché è un campionamento vero e proprio, cioè Fedez ha preso la canzone da un campione e ha tirato fuori una parte della canzone. In più c'è stata anche una mezza collaborazione con Travis Barker, quindi Blink 182 proprio anche a livello di membri, cioè proprio non che ti rubo la canzone, ma proprio ci contattiamo, ci lavoriamo sopra per fare una canzone che abbia un riferimento musicale e quindi di copia sicuramente non si può parlare. Perché proprio questa canzone? Ebbene, perché Fedez ha detto diverse volte che in realtà proprio questa canzone gli ha segnato, diciamo, l'adolescenza, la vita, insomma, un periodo abbastanza importante, a tal punto che adesso ci ha fatto una canzone sopra. Ultima notizia riguardante il pezzo in parte e non un po' più di marketing è il fatto che Fedez, diciamo, per sbloccarlo ha messo questa cosa dove bisognava avere un sacco di pre-save per sbloccare il pezzo, proprio una barra di livello. Allora, la domanda sorge spontanea: è la prima volta che lo fa un italiano? È la prima volta che lo fa una persona in generale? Fedez è un innovatore in quanto marketing? Ebbene, nì, nel senso che degli artisti italiani qua, spoiler, vi sto facendo un esempio, non venitemi a dire e non sono i primi. Se volete farmi altri esempi, sono libero e sono felice di leggerli qua sotto nei commenti. In pratica, anche Car Breve e Franco 126, non con l'uscita del singolo, ma col video di un singolo, avevano messo una barra di livello che funzionava a stream. Facevi tot stream, usciva il video. Quindi questa cosa di fare tot pre-save, tot stream, tot visualizzazioni potrebbe essere un modo sempre più, diciamo, diretto e per alcuni anche fastidioso di ottenere certi vantaggi, certi servizi da parte degli artisti. Bene ragazzi, queste erano 5 cose che probabilmente non sapevate sulla nuova canzone di Fedez, Tego e Trippie Redd. Non dimenticatevi di lasciare un pollice in su se volete la reaction di Paranoia Airlines, scrivetemi qui sotto nei commenti altre curiosità che pensate la gente non conosca o che comunque siano di dovere per quanto riguarda questo pezzo. Iscrivetevi al canale per darmi un po' di supporto. Un saluto al prossimo video.